Buona affluenza per il primo giorno dedicato ai tamponi di massa. A Fano, in altri 4 comuni della provincia, si è messa in moto la macchina organizzativa per tracciare i positivi asintomatici. Lunghe file, sin dalle prime ore del mattino, sia alla palestra Venturini che al Cotma di Rosciano. Come mai ha deciso di fare questo tampone? Perché praticamente per sapere se sono positivo o no, è un controllo. Ha mai fatto già tamponi, test rapidi, quindi è la prima volta e vuole, insomma, ecco, tenersi controllata. Esatto. Crede che sia una bella iniziativa? Come no? È opportuno farlo, insomma. Anche i giovani quindi in fila? Sì, certo. Penso sia importante sottoporsi a un tampone, soprattutto se è gratuito. Quindi... Anche per stare più tranquilli in famiglia, immagino. Sì, sì, io non esco molto, però è importante. All'arrivo si prende il biglietto distribuito dai volontari della Protezione Civile e alla chiamata del proprio numero si consegna o si compila il modulo. Prima di entrare, i volontari della Croce Rossa lo ritirano e misurano la temperatura corporea. Dopodiché, alla chiamata dei sanitari, ci si dispone in una delle postazioni. In pochi minuti si esegue il test e si ha la risposta. Il nostro referto ha dato esito negativo al Covid-19. È pronto il mio referto, signora? Numero 127? È il mio. Allora, lei è la signora Simona? Sì. Mi fa vedere il suo numero? Eccolo qua. Questo è il mio numero. Signora Simona, lei è negativa. Prego. Meno male, la ringrazio, buon lavoro. Soltanto nella prima ora, ci spiega il dottor Giancarlo Giacomucci, sono stati effettuati 74 tamponi. L'utente ha 3 etichette con uno stesso numero. Quella prima etichetta viene apposta nella piastra di refertazione, la seconda nel foglio di refertazione, la terza rimane in mano. L'infermiere fa l'esame, io lo referto, consegno il referto a un'infermiera che fa la dimissione, sostanzialmente chiamando col numero dell'ultima etichetta che ha in mano l'utente per motivi di privacy. Dopodiché viene dimesso, finora non c'è nessun positivo. In campo alla Venturini ben 5 squadre dell'area Vasta 1. Poco prima delle 9 sono arrivati anche il sindaco di Fano Massimo Seri e alcuni componenti della giunta. È pronto ad entrare? Sono pronto, ma non solo, ho convocato tutta la giunta invitandola a dare il buon esempio, a venire tutti a fare il tampone questa mattina. È un atteggiamento responsabile per la nostra salute e per la salute di tutta la comunità, non bisogna sottovalutare queste cose. Vediamo che negli ultimi giorni, anche dopo le festività, la curva tendeva ad alzarsi, quindi non bisogna abbassare la guardia. E fare lo screening significa avere la fotografia esatta di quella che è la situazione nella nostra città. Serve anche per isolare focolai che stanno per partire, quindi è fondamentale. Non mi aspettavo così tanta partecipazione, ha aggiunto Seri, che ha ringraziato la Regione, l'area vasta e le associazioni, sottolineando il bel lavoro di squadra. Presente questa mattina anche l'assessore regionale alla Protezione Civile, Stefano Guzzi. Non riesco a farlo stamattina a questo punto perché dovrei entrare in questo momento, ma tra aspettare poi l'esito, eccetera, faccio tardi, ho un impegno in Regione, ci ritornerò nel pomeriggio oppure domani. Ho fatto comunque un'opera buona perché ho passato il mio numero al sindaco Seri, che è appena arrivato, quindi lievito la fila. Fare lo screening di massa è fondamentale perché in un momento come questo, dove i contagi stanno riprendendo a crescere e i nostri ospedali sono in seria difficoltà in queste ore, avere una mappatura dei cittadini in maniera approfondita sul territorio, isolando chi, pur non rendendosene conto, essendo asintomatico, è comunque positivo, noi eliminiamo un fortissimo rischio di espansione di contagi. Ad oggi, a questo momento, noi siamo in zona gialla. Se stasera confermiamo questi dati e stasera il Ministero decide quali sono le regioni gialle, arancione o rosse, noi oggi siamo in zona gialla e quindi dovremo continuare a esserlo anche nella prossima settimana. L'iniziativa, ha evidenziato l'assessore, è stata fortemente voluta dalla Regione. Grande il lavoro anche dei volontari e dei sanitari. In questo caso abbiamo per ogni giorno circa 50 volontari che tutti i giorni si mettono a disposizione degli utenti che stanno facendo le file, stanno compilando i moduli per partecipare a questo screening, una cinquantina suddivisi tra la palestra Venturini, che dove sono, come dire, un po' di meno, e il Codma. Per cui sicuramente questo è un ottimo lavoro di squadra che siamo riusciti a mettere in piedi anche con la Protezione Civile, non solo col CB Club Mattei, ma anche col volontariato della Croce Rossa Italiana. Lo screening di massa continuerà tutti i giorni dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19 fino a mercoledì 13 gennaio. Penso che sia una scelta responsabile verso gli altri. È di Fano? Abita qua in zona? Sì, abito qui in zona. Quindi ha scelto anche il posto più vicino?
Sì, decisamente sì. Ci proviamo. Sì, ne approfitto. Come mai ha deciso di sottoporsi al test rapido? È così, per un controllo, in modo tale sto anche un po' più tranquillo. Siete ancora preoccupati in questo periodo? L'aumento dei contagi crea un po' di timore? Certamente no, perché tanto vedo che è un po' tutto sotto controllo, perciò. Si spera però di finire il prima possibile. Sì, prima, sì, ritornare alla normalità prima possibile, questo sì.